Inediti retroscena del clamoroso furto di gioielli dalla Basilica di San Marco nel 1979 emergono dall'intervista rilasciata dall'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero a Roberto Saviano per il canale televisivo 9. Un comando era entrato all'alba del 23 febbraio, aveva stordito il guardiano e sottratto una collana di diamanti e altre pietre preziose che ornavano l'icona della Madonna Nicopeia, valore stimato all'epoca 1 miliardo di lire. I gioielli vennero poi fatti ritrovare pochi giorni dopo alle forze dell'ordine. Faceva tutto parte di un accordo con esponenti dello Stato, racconta oggi Maniero, che dopo il pentimento e la scarcerazione ha cambiato volto e nome. Io avevo una pesante sorveglianza speciale, che dovevo essere a casa alle 7 e venivo controllato 3 volte al giorno, non ce la facevo più. E allora ho fatto fare il furto e poi ho contrattato... Quindi era una forma di riscatto, di sequestro con riscatto. Lo Stato nega, ma in realtà... C'è stato un meccanismo di questo tipo. Sì, mi hanno tolto la sorveglianza speciale e recuperato i gioielli. Un episodio tutt'altro che isolato, sostiene l'ex boss, non nuovo a dichiarazioni di questo tipo, sempre smentite con decisione dalle forze dell'ordine. Negli anni in cui il potere della Mala del Brenta era al suo apice, secondo Maniero le trattative più svariate con importanti esponenti dello Stato erano all'ordine del giorno. A me a casa me ne arrivavano 3 o 4 ogni giorno di potentati. Cioè uomini dello Stato, sì. Forze dell'ordine, servizi? Sì, sì. Ed è con loro che avveniva la trattativa? Sì, poi quando percepivo quella che mi sembrava più opportuna e la persona mi sembrava più affidabile, iniziavo i primi passi.